Qua invece vediamo il simulatore del sistema tolemaico. Si trova in internet a questo indirizzo qua e rappresenta il sistema tolemaico con il pianeta che gira sull'epiciclo e a sua volta il centro dell'epiciclo gira su un deferente e la Terra sta qui al centro del sistema tolemaico. La Terra è rappresentata da questa piccola sfera celeste. Qui c'è la leggenda, la sferetta rossa è il pianeta e invece la sfera gialla è il Sole. Ora mandiamo in esecuzione l'animazione a una bassa velocità e vediamo questo pianeta in particolare è Marte, abbiamo scelto Marte di default. Vediamo che il Sole gira intorno alla Terra e attraversa tutte le costellazioni dello zodiaco. Adesso per esempio è nello Scorpione, nel Sagittario e qua sotto vediamo tutte le costellazioni dello zodiaco e il Sole che sta andando nell'Acquario, nei Pesci ed ecco qua il Sole che scorre. E questo è il pianeta che compie moto retrogrado in questo momento perché sta ruotando sull'epiciclo, l'epiciclo a sua volta scorre sul deferente e questo pianeta in questo tratto tra la Vergine e la Bilancia ha compiuto moto retrogrado. Adesso sta andando di modo diretto il pianeta, ha attraversato i Pesci, sta ora nell'Ariete, nel Toro, nei Gemelli e possiamo anche vedere eccolo qua, Show Planet Vector, cioè possiamo vedere la linea di proiezione del pianeta sulle costellazioni dello zodiaco, cioè dalla Terra adesso il pianeta sta nello Scorpione, però ora sta iniziando il moto retrogrado, vediamo infatti qua sotto che il pianeta torna indietro per un po', infatti è in moto retrogrado come si vede, e poi riprende in avanti, quindi stavolta il moto retrogrado l'ha fatto tra lo Scorpione e il Sagittario. Ora noi possiamo cambiare anche i parametri, molti parametri, possiamo cambiare per esempio la dimensione dell'epiciclo, lo possiamo fare più grande, più piccolo, possiamo cambiare l'eccentricità dell'orbita, cioè la distanza tra questi punti. In particolare infatti non c'è soltanto la Terra che è al centro dell'universo, ma come si vede la Terra non è il centro del deferente, infatti il centro del deferente è questo puntino viola. Come indicato qua, centro del deferente. Invece questa crocetta verde, questo più verde, è l'equante, il centro del moto uniforme dell'epiciclo attorno al deferente. Dunque, cambiando un po' i parametri e anche la velocità con cui facciamo muovere il pianeta sull'epiciclo, ma anche l'epiciclo che ruota attorno al centro del deferente con una certa velocità data anche dalle quante, insomma cambiando tutte queste quantità, tutti questi parametri liberi, si può realizzare un gran numero di combinazioni, un gran numero di possibili movimenti del pianeta, quindi il pianeta può compiere molti più moti retrogradi più frequentemente come in questo caso, per esempio li può compiere più ampi oppure meno ampi, quindi c'è una tale quantità di parametri liberi che alla fine si può forzare questo modello che è comunque sbagliato perché noi sappiamo oggi che al centro del sistema solare non c'è la Terra ma c'è il Sole, quindi si può forzare questo modello che è intrinsecamente sbagliato perché pone la Terra al centro del sistema solare, lo si può forzare a funzionare lo stesso modificando tutti questi parametri liberi ad hoc, aggiungendo altri epicicli e quanti e tantissime altre complicazioni, quindi dopo 17 secoli di manipolazioni e di aggiustamenti fatti ad hoc, il modello tolemaico era in grado di adeguarsi abbastanza bene, in modo abbastanza aderente alle osservazioni astronomiche e spiegare le irregolarità nel moto dei pianeti. Questo appunto grazie all'aggiunta di epicicli minori, altri epicicli e così via, eccentrici eccetera. L'opera fondamentale di Tolomeo è l'Almagesto, primo trattato completo astronomico-matematico di tipo quantitativo che spiegava il moto dei corpi celesti e per quasi 18 secoli permise agli astronomi di descrivere i moti di tutti i pianeti conosciuti e prevedere con buona approssimazione la loro posizione in cielo. Tuttavia si trattò sempre di un modello complesso, complesso e approssimato, complesso perché era necessario introdurre tutte queste complessità proprio perché era un modello intrinsecamente sbagliato, perché poneva la Terra al centro del sistema solare, quindi per farlo funzionare bisognava introdurre tantissime
aggiustamenti arbitrari e comunque rimaneva un modello approssimato che aveva consistenti margini d'errore nella previsione del moto dei pianeti. Anche per questi limiti del modello di Tolomeo, Copernico fu spinto a elaborare la sua ipotesi rivoluzionaria, cioè il modello con il Sole al centro.